una discesa agli inferi. La pescheria sta morendo. Ascoltate le voci del popolo catanese. Si deve riaprire per forza, perché giustamente ormai non c'è neanche più combustione il sabato, ma non solamente il sabato, ma tutti gli altri giorni. Favorevole alla riapertura della via Dusmet, perché la gente riesce a venire in pescheria con più facilità. È stato un provvedimento nefasto per il commercio cittadino, per il mercato storico della pescheria, e ha creato un intralcio alla circolazione non indifferente. Ricordo a me stesso che per raggiungere via Plebiscito era possibile proseguire da quel tratto dove oggi è stato inibito al traffico. Oggi tutti vanno a riversarsi su via Cristoforo Colombo, non c'è stato un solo punto a vantaggio per la cittadinanza. Sosterrete questa raccolta firme? Senz'altro sì, sono qui in un momento anche particolare della mia vita proprio per testimoniare quanto è importante questa vicenda che riguarda centinaia di padri di famiglia. Assolutamente favorevole alla riapertura di via Dusmet, anche per ritornare a dare respiro ai commercianti che dopo mesi di questa ingiusta chiusura e soprattutto immotivata stanno soffrendo e hanno visto un calo dei loro affari del 50%. Riapriamo la via Dusmet, siamo assolutamente a favore. La città è morta, l'economia è distrutta, preferivo la città con la confusione, il traffico di un tempo, almeno l'economia funzionava e la gente lavorava. È stato un coglione che gliel'ha chiusa, perché è morto tutto il mercato del centro storico della pescheria. Va riaperto via tutto? Secondo me sì. Per quale motivo? Ma si lamentano che non lavorano più quelli pescivendoli, insomma c'è meno afflusso. Avvocato, perché firma? Ma come perché firmo? Sta morendo la pescheria! Sta morendo Catania, via della desolazione, no via Dusmet. E di chi è la colpa? Come di chi è la colpa? Di questa amministrazione. E chi è il capo dell'amministrazione? Enzo Bianco, quindi. Cosa bisogna fare allora? Bisogna immediatamente riaprire via Dusmet e poi io credo che se le cose non cambiano questa amministrazione deve andare via. Bisogna andare alle elezioni. E purtroppo io sono con tutte queste buste perché non trovo il posteggio. E la macchina l'ho lasciata un chilometro di distanza. Io dico che in piazza Accadà, dove ci sono i pullman, a posto di mettere i pullman potrebbero anche dare più spazio ai posteggi. Secondo me sì, perché le persone non hanno più accesso alla strada, anche facendo passare piano piano le macchine dovrebbe essere adetta per la pescheria, perché abbiamo avuto un danno economico immenso. Di quanto? Ma di molto, è bastata molto la vendita. Ah, non ha senso chiudere secondo noi la via Dusmet, anche perché intanto le persone sono poche quelle che scendono in pescheria, già anche perché mancano autobus, manca quello e quell'altro, poi i parcheggi sono anche pochi e poi giustamente uno che viene dalla stazione arrivare qua, la via Dusmet è una via, diciamo, è una bratella, diciamo, dove le persone stagliano per chi deve andare in via Plebiscito e via e quant'altro. Questa strada ci ha chiuso tutte, siamo stati tutte male e purtroppo sarei visto sì che fosse troppo buona. È un disagio per tutti, fritti vendole, quelli che vendono verdure, i pesci, il congelato, siamo fermi, 30 kg di pesce, adesso mattina siamo ancora qua. Quindi che si deve fare? Se si apre è meglio. Ma non per noi, per tutti in generale, anche le persone che devono posteggiare non sanno come fare, dove devono andare. Uno che deve scendere, la pescheria è morta, l'hanno fatta morire. Pescheria siamo messi, per colpa del sento bianco, devono aprire i parcheggi perché non ce n'è. Siamo morti. No, siamo morti vivi, siamo morti vivi, c'è ancora 47.